con grande tempesta, tuoni e lampi la nostra avventura incominciò. Il mare in burrasca e forti venti, grande veliero affondò. Tutta la notte cercammo gli assenti, ma più nessuno si salvò. E trascinati da forti correnti, finalmente terra si toccò. Isola poche le comunità, ma come in una grande favola noi viviamo in libertà. Sembra un paradiso l'isola, qui non c'è malvagità, mai la vita si fa genita, regna la serenità. Vita libera sull'isola, piccola comunità, la natura ci fa regola. Sei pronto, Franz? Sì. Sta attento, è pesante. Cerchiamo di muoverlo adesso, piano. Ecco, bravo, perfetto, adesso puoi spingere. Bene, ora tira la corda. Ehi, ma sei davvero molto brava, mamma. Beh, lo sai che sono nata in una fattoria. Ecco fatto. Dai, vieni qui, non scappare. Jack, allontanati da lì. Potrebbe caderti addosso qualcosa, è molto pericoloso. Va bene. Jack, lo sai che non devi stare sotto l'albero mentre papà sta lavorando. Ma mamma, è stato Mark che... Oh no, Mark. No, vieni qui, dai. Dove vai, Mark? Attenti! Jack! Cosa ti è successo, Jack? Oh, Jack, ti sei fatto male. Oddio. Alla fine ci ho rimesso io, perché mi hanno ordinato di sorvegliare Jack e di non perderlo mai di vista. Che noia, però. Con tante belle cose che potrei fare. John, facciamo una passeggiata. Quanto sei noioso anche tu. Siete tornati finalmente. Siamo stanchissimi. Ehi, mamma, vieni, presto. Va bene, vengo. Papà, senti, hai lavorato molto oggi. Quando ci trasferiremo nella nuova casa? Sai, Flo, costruire una casa su un albero non è affatto semplice. Credo che ci vorrà ancora un po' di tempo. Ma allora sarà una casa molto grande, papà. Senti, ognuno di noi avrà una camera. Mi stai facendo troppe domande, Flo. La vedrai quando sarà finita. E, senti, ci saranno anche i comodini e i letti. Adesso basta. Va a dare una mano alla mamma. Va bene. Ciao, mamma. Ti è successo qualcosa di divertente oggi? Ma cosa vuoi che sia successo di divertente? Sai bene che qui non succede proprio niente. Ma io volevo dire anche una cosa qualunque. Che so, non hai inciampato tornando a casa o non hai visto qualche strano Flo, animale? No, per favore, non dire sciocchezze. Beh, allora passiamo ad un altro argomento. Quante corde hai fabbricato oggi? Era buono il vostro pranzo? Non vi annoiate quando mangiate solo voi tre? Flo, se non hai voglia di aiutarmi, almeno ti pregherei di stare zitta. Ma ho voglia di parlare, sto sola tutto il giorno. Ed io sono stanca perché ho lavorato tutto il giorno. Ciao, Franz, lo sai Flo, che... sono stanco, dopo.
Ernest, vuoi che prenda il tuo posto? Ho appena aggiunto un paio di ceppi. Dovrebbero bastare per un po'. Non preoccuparti. Cerca di dormire, cara. Sì. Povero Franz, sembra terribilmente stanco. Già, è un lavoro molto duro per la sua età. Non è solo per questo. Fino ad ora non aveva mai fatto altro che studiare e suonare. È vero. Da quando ha avuto quell'incidente è diventato taciturno. Non parla mai di Emily, ma credo che soffra molto. Lo credo anch'io, povero Franz. Flo, per fortuna, non ci dà alcuna preoccupazione. Certo, hai ragione. Per lei è tutto divertente. Forse dovremmo cercare di imitarla. Sì, in fondo il suo modo di affrontare le cose è sicuramente il migliore. Certo, Flo è una ragazzina in gamba. Ha la fortuna di non perdere mai l'allegria e la spensieratezza. Purtroppo nella situazione in cui ci troviamo tutto è già terribilmente difficile, ma lo diventerà sempre più se ci lasciamo prendere dal pessimismo. È vero, abbiamo qualcosa da imparare da Flo. Nessuno mi capisce. Prenditi. Ah, grazie, Anna. Ma dov'è Flo? Flo? Non lo so. Tu lo sai, Jack. Flo sta ancora dormendo. Dormendo? Ma sei sicuro? Certo, l'ho vista io. Mi sembra molto strano quello che dici, Jack. Ma se era in piedi fino a poco fa. Probabilmente avrà bagnato un'altra volta il letto e si vergogna di farsi vedere. Pensano che io sia una sciocca e che non abbia mai dei pensieri tristi. Sono offesa. Flo, che cos'hai stamattina? La colazione è pronta e tutti ti aspettano. Non ho fame. Oh, forse non ti senti bene? Febbre non ne hai. Ti senti male? Non ho niente, sto benissimo, mamma. Ma allora perché non vuoi mangiare? Non mi va tutto qui. Dirò a papà di venire a vedere che cos'hai. Non riuscirei mai a saltare veramente un pasto. Dice di non avere fame. Vuoi andare a vedere tu che cosa ha, per favore? Sì, certo. Mamma, come mai? Il pane non basta. Come? Non è possibile. Ne ho preparato un pezzo per ognuno. Dobbiamo stare molto attenti perché la farina comincia a scarseggiare. Flo, la mamma dice che non vuoi mangiare. Cosa c'è? Rispondi, hai perso la voce per caso? Forse hai le tonsille infiammate. Apri la bocca. No, papà. No, non mi fa male la gola. Allora che cos'hai? Il fatto è che non ho perso l'appetito per un malessere fisico, ma per una cosa che un dottore non può capire. Davvero? I sintomi potrebbero essere quelli del mal d'amore, ma su un'isola deserta è alquanto improbabile. Quindi deve trattarsi di qualcos'altro e solo tu puoi aiutarmi a capire. Non so, mi sento molto triste. Beh, non credo proprio che sia una malattia incurabile. Per oggi resta a letto e riposati. Papà! Che cosa c'è, Flo? Perché invece non fai riposare Franz? Così vengo io ad aiutarti oggi. Vuoi aiutarmi? Grazie, ma è un lavoro troppo duro per te. E poi lo sai, tu devi badare a Jack. Ernest, che cos'ha Flo? Niente di preoccupante. Si annoia. Comunque adesso sta facendo colazione. Come? Il panino che mancava l'aveva preso lei di nascosto. Allora è stata lei. Oh, quella bambina ci farà diventare matti. Via, Anna, l'importante è che non sia ammalata per davvero. Hai ragione, caro. Dai, corri, corri.
Lasciami in pace. Vattene via, va a giocare da solo. Io voglio restare tranquilla. Sei forse ammalata, Flo? Non ti riguarda, vattene via. E va bene, vieni, Mark. È proprio deserta un'isola disabitata, soprattutto a quest'ora. Si è dimenticata di prendere il pranzo. Vuol dire che glielo porterò io. Jack! Jack! Cosa succede, Flo? Guarda, hanno dimenticato il loro pranzo. Io vado a portarglielo. Tu aspettami qui, eh? Voglio venire con te. No, è troppo pericoloso. Tornerò presto. Aspettami qui con Merck e fai il bravo, d'accordo? Va bene, Flo. Ehi! John, vuoi accompagnarmi? Sei gentile. Ho un'idea. Ma certo, potrei approfittarne e portare loro anche un ottimo dessert. Cosa c'è ora? Che cosa ti prende, John? Faccio solo una piccola deviazione. Dai, andiamo. Che bella frutta! Chissà come saranno contenti di avere anche questi bei frutti per completare il pranzo di oggi. Ecco, adesso passamela. Su, forza. Ecco, così. Bene. È l'ora di pranzo. Basta così, adesso mangiamo. Ah, bene. Oh, ma dov'è il pranzo? Oh, ho dimenticato di portarlo. Mamma! Oh, ma è Flo. Vi sto portando il pranzo, mamma! Ah, che fortuna! Hai aggiunto anche il dessert. Che meraviglia! Ho avuto una buona idea, non è vero, mamma? Ah, che sorpresa, che bella frutta matura. Sei stata davvero brava, Flo.
Ma e Jack dov'è, Flo? Mi sta aspettando. Torno subito da lui, mamma. Buon appetito e buon lavoro. Ci vediamo questa sera. Ho un'idea. Preparerò io la cena per questa sera. La mamma sarà contenta. Vieni, John, andiamo a fare la spesa. Dobbiamo cercare qualcosa di speciale. Non preoccuparti, John. Non è successo niente prima. Andrà tutto bene, vedrai. Sembrano delle piovre gigantesche. C'è qualcosa che si muove. Oh. È un'aragosta. È proprio così, un'aragosta gigante. Guarda, John. Non ci provare più, mi fai perdere tempo. Ecco, questa volta ci siamo. Finalmente, ecco fatto. Prendi! John, stai ben attento, non lasciartela sfuggire, mi raccomando. Oh, forse ce ne sono altre laggiù. Ma che strano, che bello! Non l'avevo mai visto prima. Ora salto su questo. Oh! Che bello, sembra una piccola isola. Sei noioso, smettila di abbaiare, John. Smettila. Ma che cosa sta succedendo? Ma si sta muovendo. Che cosa posso fare? Sono nei guai. John! John, aiutami! Aiuto, John! John, va a cercare papà, presto! Corri, John, chiama papà! Sto per finire in acqua, aiutami! Povera me, se non arriva qualcuno a salvarmi farà una brutta fine. Guarda, c'è John. John, dov'è? Papà, le sarà capitato qualcosa? Seguiamolo. Papà, corri, ti prego. Flo! Sono qui, papà!
Eccola, sta galleggiando su quell'albero, la vedi? Si è cacciata in un bel guaio. Aiuto! Ora che facciamo? Trovami un pezzo di legno, ci serve qualcosa che galleggi, Franz. Subito. Flo, non muoverti, cerca di stare tranquilla, ti raggiungo subito. Papà, fa presto, sbrigati. Papà, papà. Flo, sta attenta. Non muoverti, sto arrivando. Flo, non fare movimenti bruschi. Stai calma ora. Sono salva, papà. Certo, vieni qui, piano. Piano? Su, calmati, non piangere, è tutto finito. Mi dispiace tanto, papà. Certo, lo so. Mi fa uno strano effetto vederti piangere, Flo. Smettila adesso. Su, fammi un bel sorriso. Ora va già meglio. Così sei molto più carina, lo sai? Oh, quanta tenerezza. Su, torniamo, altrimenti la mamma si preoccupa. Voglio restare un po' qui. E perché? È da molto tempo, papà, che non stiamo più insieme noi due. Forse hai ragione, cara. Su, ora dobbiamo andare. Sì. Guarda, ci stiamo avvicinando. Cosa? Cosa succede, papà? Deve essere per l'alta marea. Ma allora stiamo già tornando a riva, papà. Bene. Lasciamoci portare dalla marea, vuoi? Che dici, papà? La mamma sarà gelosa. Ma cosa dici, sciocchina? Oggi abbiamo deciso di concederci una vacanza. Mi piaccerebbe farmi coccolare un po' da mamma e papà. Ma devo riconoscere che ieri ho fatto una scorpacciata di tenerezza. E allora oggi lascio che papà vizi un po' già. Flor,